sta scrivendo? È l'ultimo romanzo di Stefano Piccirillo o un libro che parla di emozioni? Sì, sono tante le emozioni che vengono messe in evidenza all'interno di sta scrivendo, perché è una storia d'amore tra due persone che si erano promesse un amore eterno, che quell'una sono due esseri umani che vivono ogni passaggio quotidiano con grande semplicità ma anche con grande intensità. C'è la riscoperta dei valori dell'amore, i valori dello svegliarsi insieme, di prepararsi la colazione, di pensare l'uno all'altro, di questa condivisione naturale, spontanea, dove ognuno è la vita dell'altro, dove le parole hanno la loro importanza. Il ti amo, ti amerò per sempre, mi occupo di te, sono preoccupato per te, sono felice per te, e il supporto. Diciamo che mi è piaciuto in quest'epoca parlare di una storia che doveva essere poi ripresa come un libro personale di una coppia, senza essere pubblicato, dalla loro biblioteca una volta fatta famiglia, fatti figli, sai, quando due vecchietti prendono dalla biblioteca l'inizio, i primi anni della loro storia d'amore. E sta scrivendo, nasce proprio dalla chat di WhatsApp, quando noi attendiamo, stiamo chattando con una persona particolarmente importante per noi, e quello sta scrivendo diventa un'attesa, che può essere tensiva, può essere gioiosa: cosa mi scriverà, cosa mi sta scrivendo. E poi alla fine, per lo svilupparsi della storia stessa, è diventata una lunga storia d'amore, una lunga lettera d'amore. Un percorso di scrittura che nasce proprio dalla radio. Sì, tutto nasce dalle parole. I miei libri sono dei programmi radiofonici scritti. Chiaramente la differenza è stata poi mettermi alla prova in discussione dal primo romanzo nel 2009 con la mia guarigione, per arrivare a questo che penso sia nel mio piccolo il mio libro definitivo, e si chiama Sta scrivendo. Stefano Piccirillo, ricordiamolo, popolare conduttore radiofonico, dove la possiamo ascoltare? Su Radio Kiss, che è la mia famiglia, la radio è molto molto popolare. Io sono onorato di far parte della famiglia Radio Kiss, sono un piccolo tassello di Radio Kiss, dalle 21 alle 24, la sera dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.